Ciao a tutti, vediamo insieme come realizzare questo cappellino di Babbo Natale. Se seguite bene il video potrete realizzarlo di qualsiasi misura. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Come al solito, io vi faccio vedere la tabella che utilizzo come riferimento per fare i cappellini. Secondo me è quella che si rifà di più alla realtà perché ho avuto la possibilità di misurare vari cappellini e secondo me tra tutte questa è quella più veritiera. Qui troviamo l'età, qui troviamo la circonferenza della testa e qui l'altezza del cappellino. Ora per la circonferenza. La colonna di sinistra la vado ad utilizzare per le femminucce, mentre quella di destra per i maschietti. Nel mio caso devo andare a fare un cappellino per una bambina di 3 mesi, quindi andrò a prendere la circonferenza di 43 cm. Per questo lavoro andrò ad utilizzare un uncinetto da 3 mm. Inizio facendo un anello magico, quindi avvolgo il filo intorno alle mie dita. Passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Nel mio caso sto utilizzando un filo acrilico, ma potete utilizzare anche del cotone rosso. Nel primo giro inizio facendo 2 catenelle, 1, 2 e vado ad avviare 5 maglie alte, perché la prima è questa, per un totale quindi di 6 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4. E 5. Stringo l'anello magico. Ora, nella seconda catenella, vado a fare una maglia bassissima. Nella giro 2 e nel giro 3 vado a fare 2 catenelle, 1, 2 e vado a fare un giro di maglie alte. Quindi ripeto per 2 giri, 2 catenelle e 6 maglie alte. Ogni giro va concluso con una maglia bassissima nella seconda catenella. Nel giro 4 inizio facendo 2 catenelle, 1, 2 e vado a fare un giro di aumenti. Quindi entro nel primo punto e faccio una maglia alta. Entro di nuovo nel primo punto e faccio un'altra maglia alta. Questo è un aumento. Devo avere alla fine del giro 12 maglie alte. Concludo il giro con una maglia bassissima nella seconda catenella. Nel giro 5 vado a fare 2 catenelle, una e due, e ora vado a fare un giro di maglie alte, quindi vado a fare una maglia alta in ogni punto precedentemente lavorato. Concludo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Nel giro 6 inizio con 2 catenelle, 1, 2 e ora devo fare in questo giro una maglia alta, un aumento. Questa è la mia prima maglia alta, nel punto che segue vado a fare un aumento. Quindi entro nel punto e faccio una maglia alta. Entro nello stesso punto e faccio la seconda maglia alta. Ripeto, una maglia alta. Ora un aumento, quindi 1. Entro nello stesso punto e 2. Fino alla fine del giro.
Terminato il giro, vado a fare una maglia bassissima nella seconda catenella lavorata. Nel giro 7 inizio facendo 2 catenelle, 1, 2, e vado a fare un giro di maglie alte. Quindi vado a fare una maglia alta in ogni punto che ho appena lavorato. Termino il giro con una maglia bassissima nella seconda catenella lavorata. Nel giro 8 inizio con 2 catenelle, 1 e 2, e vado a fare 2 maglie alte e un aumento. Questa è la mia prima maglia alta, vado a fare una maglia alta nel punto successivo. E nel punto che segue vado a fare un aumento, quindi una, entro di nuovo nello stesso punto, proseguo con 2 maglie alte, uno, due e un aumento. 1, entro nello stesso punto e 2. Proseguo così fino alla fine del giro. Concludo il giro con una maglia bassissima. Nel giro 9 faccio 2 catenelle, 1, 2, e vado a fare un giro di maglie alte, quindi una maglia alta in ogni punto precedentemente lavorato. Concludo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Nel giro 10 vado a fare 2 catenelle, una, due, e ora dovrei fare 3 maglie alte e un aumento. La prima già ce l'ho, vado a fare la seconda, due, tre. E ora vado a fare un aumento, quindi entro, faccio la prima, entro di nuovo nello stesso punto e faccio la seconda. Proseguo, quindi 1, 2, 3. E un aumento. Una, entro nello stesso punto e due. Proseguo così per tutto il giro. Concludo con una maglia bassissima. Nel giro 11 inizio con 2 catenelle, una, due. Faccio sempre 2 catenelle perché la terza è quella della maglia bassissima. Ora vado a fare un giro di maglie alte, quindi una maglia alta in ogni punto precedentemente lavorato. E ci vediamo alla fine del giro. Concludo con una maglia bassissima. Nel giro 12 inizio facendo 2 catenelle, una, due, e ora dovrei andare a fare 4 maglie alte e un aumento. La prima già ce l'ho, 2, 3, e ora vado a fare l'aumento. Una, entro nello stesso punto e due. Proseguo. Uno, due, 3,
4 e un aumento. 1, entro nello stesso punto e 2. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Concludo con una maglia bassissima. Di nuovo 2 catenelle, 1, 2 e nel giro 13 vado a fare un giro di maglie alte, una maglia alta in ogni punto. Concludo con una maglia bassissima. Nel giro 14 faccio 2 catenelle, una, due. In questo giro dovrei fare 5 maglie alte e un aumento, la prima già ce l'ho. 2, 3. 4, 5 e ora vado a fare un aumento. 1, entro nello stesso punto e 2. Proseguo facendo 5 maglie alte e un aumento. 1, 2. 3, 4, 5, 5 e un aumento, 1 e 2. Proseguo così fino alla fine del giro. Avrete capito che nel giro 15 devo fare 2 catenelle e un giro di maglie alte. Nel giro 16 vado a fare 6 maglie alte e un aumento. Nel giro 17 vado a fare un giro di maglie alte. Nel giro 18 vado a fare 7 maglie alte e un aumento. Nel giro 19 vado a fare un giro di maglie alte. Quindi devo andare ad alternare un giro di maglie alte a un giro di aumenti fino a raggiungere la grandezza del cappello da me desiderata. Ora, terminato il giro 22, prendo il centimetro, metto il cappello in cerchio, più o meno, non deve essere precisissimo, e vado a vedere a quanti centimetri sono arrivata. Sono arrivata a 41 centimetri. Va benissimo perché il cappello ha una certa elasticità, quindi 2-3 centimetri vi consiglio di toglierli. Adesso proseguo facendo 3 giri di maglie alte, quindi inizio facendo 2 catenelle, 1, 2 e in ogni punto vado a fare una maglia alta. Ripeto questo procedimento per 3 giri, almeno da avere un leggero bordino da mettere in testa. E ci vediamo alla fine dei giri. Terminato ogni giro, vado a fare una maglia bassissima nella seconda catenella. Questo, siccome è l'ultimo giro, faccio una catenella di sicurezza e taglio. Vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Ora devo andare a fare il bordo bianco e la pallina sulla punta. Iniziamo dal bordo bianco. Potete utilizzare lo stesso filo che avete utilizzato per il cappellino, nel mio caso dell'acrilico bianco. Io voglio utilizzare della ciniglia, perché resta più natalizio. Nel mio caso però devo andare ad utilizzare un uncinetto da 3,5 mm.
Quindi, utilizzando questo uncinetto, il lavoro andrà leggermente ad allargarsi. Se non volete che il lavoro si allarghi, vi consiglio di fare una riduzione ogni 8 punti. Quindi inizio facendo un cappietto. Entro con l'uncinetto in un punto qualsiasi, prendo il cappietto e lo faccio passare. Inizio facendo 2 catenelle, 1, 2 e questa è la mia prima maglia alta. Per arrivare ad 8 ne devo fare altre 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora vi faccio vedere come si fa la riduzione. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per fare la riduzione avvolgo il filo intorno all'uncinetto, entro nel primo punto, prendo il filo e chiudo due asole insieme. Avvolgo di nuovo il filo, entro nel punto successivo, prendo il filo, ho quattro asole sull'uncinetto, chiudo due asole insieme e ora le chiudo tutte e tre. Questa è una riduzione. Quindi proseguo per tutto il giro ripetendo questa sequenza. Non importa se il giro termina con meno di 8 maglie alte, vi faccio un esempio, nel mio caso, questa è la riduzione e termino con 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte. Quindi terminato tutto il giro, entro nella seconda catenella e faccio una maglia bassissima. Cerco di farvelo vedere, così il mio bordino non è aumentato di circonferenza. Nell'ultimo giro faccio 2 catenelle, 1, 2 e vado a fare una maglia alta in ogni punto precedentemente lavorato, questa volta senza riduzioni. Ora proseguo così fino alla fine del giro. Terminato anche l'ultimo giro, come sempre vado a fare una maglia bassissima nella seconda catenella, faccio una catenella di sicurezza, taglio e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Arrivata qui, andiamoci a occupare della pallina che va sulla punta. Io la vado a fare sempre con il filo di ciniglia. Inizio facendo un anello magico, quindi avvolgo il filo intorno alle mie dita, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Nel primo giro vado a fare 6 maglie basse, quindi entro all'interno dell'anello magico, prendo il filo e chiudo tutte e due le asole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringo l'anello magico. Nel secondo giro vado a fare 6 aumenti, quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa. Entro di nuovo nel primo punto e faccio un'altra maglia bassa. Dovrò avere in totale 12 maglie basse. Nel giro 3 vado a fare un giro di maglie basse.
Quindi entro in ogni maglia bassa precedentemente lavorata e faccio una maglia bassa. Dovrò avere un totale di 12 maglie basse. Nel giro 4 vado a fare 6 riduzioni. Quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto successivo, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. Mi fermo e vado ad imbottire la pallina un pochino. Tiro un bel po' di filo perché mi servirà per cucire la pallina alla punta del cappello. Taglio. Vado a chiudere il buchino che è rimasto. E ora vado ad attaccare la pallina all'estremità della punta del cappello. Il filo lo vado a nascondere all'interno del cappello. Se è troppo lungo, poi lo taglio. Il tutorial è finito. Se volete, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!